Renato Zero che mi chiede di scrivere una canzone. Io ero ai primi anni della mia vita artistica, quindi insomma una grande fiducia riposta in me, perché non aveva certo bisogno di me. E poi appunto il fatto che volesse una canzone importante, perché l'ho capito dal tipo di richiesta, io ho detto vabbè, certo che ci sto pensando, perché insomma spero di essere all'altezza di questa richiesta, cioè di farcela, di scrivere qualcosa di meritevole che tu possa cantarla, insomma. E quindi un po' di tempo dopo mi sono messa a cercare quale argomento potesse essere, no, consegnato a lui. E mi ricordo che mi cadde lo sguardo su una frase che diceva, che recitava così, diceva: l'unico sistema sicuro, il nostro possesso per vivere a lungo è invecchiare. Mi ha già sentita in un concerto. E invecchiare, questo ci dobbiamo augurare. La scienza e la ricerca sta facendo di tutto perché ognuno di noi abbia una vita lunga e diciamo anche buona, no? Di buona qualità. Siamo qui questa sera tutti per renderci possibile questo sogno di vivere a lungo e bene. E però c'è quel tratto di vita che si chiama anzianità, vecchiaia, senza trovare, no, eufemismi e sinonimi, che ci fa un po' paura perché noi diciamo, oddio, saremo come si dice, autonomi, insomma, saremo responsabili di noi stessi, avremo la lucidità, avremo la razionalità e la possibilità di movimento. Saremo lucidi, appunto, avremo una salute buona, questo è quello che ci chiediamo. E nonostante tutto, la società non prevede, non ci tiene tanto da conto in questa fase della vita. Sembra che ormai dobbiamo solo attendere quella data di scadenza, no? E questo è quello che mi ha fatto pensare di scrivere questa canzone, invece, per riscattare anche questo tempo, anche quel tempo, perché secondo me è vita. E allora, fin tanto che è vita, fin tanto che c'è appunto il respiro, fin tanto che c'è il respiro, dobbiamo pensare che sia tutto predisposto per farci vivere al meglio. Ed è quello che ci auguriamo e vi auguro. Spalle al mondo. Sulla pelle tua.
grande, grande esperienza, veramente. Grazie per averci onorato. Mariella Nava, signore e signori. Però mi pare di così. Si è sentito fortissimo. Qualcuno ha detto anche Tris. Anche Tris. Ci regali ancora qualcosa? Guarda, non so se c'è una base, perché prima l'ho lasciata al fonico, ho detto tienila lì, ed è una canzone che ho portato al Festival di Sanremo l'ultima volta in termini di tempo, fino ad oggi, fino adesso, sono salita su quel palco. E si intitola Il cuore mio, più che qui questa sera il cuore. Grazie mille, sentito fortemente. Grazie. Ma resta qui con me, no? La conosci questa canzone? Ma adesso te la ricordi, ora che la senti? Proviamo se la ricordano sotto loro, vediamo un po'. C'è tanta canna, tanta voce, chissà se c'è, no? Parte, vediamo. Il cuore che scatta come un picco dentro l'aria che attraverso e i giorni che apparecchio, il cuore mio convinto, scatenato, corre come un forsennato, povero chi l'ha ingannato in mezzo a qualche scivolata, qualche guerra incalcolata, costruire stare dietro ci ho rimesso pure il cuore mio. E il poco che mi basta, cuore mio, confuso con il brillo, che speranze troppo alte, e cadute che distillo, non è mai esultato, è venuto rassegnato, col suo marchio garantito, nessuno l'ha comprato mai, e col premio del cuore non si è mai costituito, né piegato né pentito, e cambiarlo non può.
grazie, grazie. Questa frase è per te. Grazie veramente di cuore. Non ci vado già per la cosa. E poi c'è anche una cosa per te, che sta per arrivare, guarda un po' a destra. Non sfuggirà. Arriva armata di taglia. Sì, ma anche di ciambelline. Guarda, Renzo, è tutto quello che vuoi. È così. No, ma io, allora, prima di cantare io non mangio mai. Però ho visto che tutti davano, che ci davano, quindi. E io già, uno vino bianco, uno vino rosso, sono andate. E va bene. Io qui ho capito che stavamo a Velletri. Perché da che cosa? No, da perché com'era? No, siamo vicini ai Castelli Romani. Sì, ecco. No, perché ho sentito cantare tanto bene in americano, ho detto, ma che siamo a Broadway, bellissimo. Però poi vedevo le ciambelline, il vino, ho detto, no, che Velletri. Quindi, insomma, adesso grazie veramente. No, grazie a te per questo prezioso contributo, questa piccola pensione per te. Me lo metto tra le cose più importanti, più belle, perché per me, quando io ho deciso di fare musica, no? Io tranquillizzavo sempre mia madre, che era preoccupatissima, diceva, ma tu che ci fai in quell'ambiente? Mia madre è insegnante della scuola primaria, elementare, quindi era una donna molto semplice, no? Ecco, come te anche tu? Brava. E quindi è una cosa bellissima, perché veramente diventano tanti figli, no? Io avevo tanti fratellini quando ero piccola. E quindi, insomma, mia madre era molto preoccupata quando io ho confidato a lei di voler fare l'artista. E lei diceva, artista in che senso? E io dicevo, che studi pianoforte? No, sì, studio pianoforte, ma mi piace anche l'idea di andare a cantare, di avere il pubblico. Lei si preoccupava moltissimo, diceva, ma non, che ci fai tu che sei timida, che sei, insomma, così semplice, no? Buona, che fai in mezzo a quel mondo così un po' pieno di frastuono? E io dicevo, mamma, non ti preoccupare, perché io sono così e resto così, cioè io voglio fare musica, voglio portare l'esempio che si può fare musica anche per fatti importanti, ecco, come quelli di questa sera, cioè che si mette a servizio di qualcosa di utile per gli altri, un proprio piacere e una propria voglia, che è quella appunto di cantare. È stato grazie a tutti. Quello che ha scritto, si è arrivato all'arco degli anni, dimostra questa già enormemente grande sensibilità. Grazie, grazie a voi tutti. Allora, quest'estate troveremo in giro, certo, chiaramente siamo stati talmente tanto fermi che abbiamo voglia, quando arriva l'estate, di andare in mezzo alla gente, soprattutto nelle piazze, portare la musica così libera. Poi, insomma, sto anche scrivendo tante cose, insomma, non so se avete seguito i miei ultimi lavori scritti per gli altri, uno per Eros Ramazzotti, detto il suo ultimo album, che porta la musica alla firma di Ennio Morricone, che aveva lasciato questa musica, insomma, tempo fa, e tempo fa mi ero trovata con lui a scegliere delle parole, e questa è un'altra di quelle canzoni che hanno atteso, e poi Ramazzotti l'ha ascoltata e l'ha voluta inserire in questo Battito Infinito, che è il suo ultimo tour e album, e quella canzone che ogni volta che respiro, ecco, porta il mio nome tra come testo. E poi, vabbè, state seguendo, penso, immagino, e seguirete il grande Renato Zero ancora, e il suo ultimo tour 0-0 si conclude, mette una canzone tra due perle che sono i migliori anni della nostra vita e il cielo, mette 0-0, che è quella che gli ho scritto io nuova, e quindi, insomma, continuo. Grazie a te, grazie di cuore. Questo per te. Prego. Grazie. Signori Maria Lanava, grazie, sei stato di buono questa sera. Grazie veramente di cuore.